torniamo a fare i pirati. Come promesso, ecco la seconda recensione dei titoli free to play di Steam per questa settimana. Oggi andremo a vedere questo Unearthed Bounty, un po' come un ritorno alle origini per me, visto che una delle prime recensioni che avevo fatto su questo canale era proprio su un altro gioco di pirati chiamato The Pirate Plague of the Undead. Vediamo un po' com'è. Si tratta comunque di una fase alfa, per cui in verità ci sarà ancora molto da scoprire nel futuro, ma iniziamo a vedere un po' com'è l'ossatura di questo gioco, che sembra essere molto colorato. Già, ci sono delle cose un po' particolari, tipo vediamo le ombre degli squali che si vanno ad infrangere tranquillamente a riva senza alcun problema. Cazzo, l'hanno fatto fino adesso, non lo fanno più. Ah, eccolo lì, uno squalo che va a riva, ma poi sparisce. Eccone un altro. Vabbè, ma sono sottigliezze. Ok, 70 online, 9 giocatori trovati, 0 secondi. E quindi? Dai, riproviamo. Il tutorial l'ho già fatto, per cui andiamo subito di matchmaking. Stavolta 12 giocatori trovati. Aspettiamo sti 50 secondi. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Mi sa che invece ce l'abbiamo fatta per un cazzo. 30 anni dopo siamo ancora nella schermata di loading. Bello. Sapete che vi dico? Usciamo e riproviamoci. Via col terzo tentativo. Nel frattempo il numero di gente online sta crescendo. Altro minuto ad aspettare gli avversari. Oh, stavolta invece mi ha aperto la lobby, perfetto. Ok, siamo già in gioco. Allora, praticamente questo Bounty Unearthed è un tutti contro tutti su una mappa abbastanza grande, per cui già cominciamo con dire che ho detto una minchiata all'inizio per paragonandolo a Pirate Plague of the Dead, perché non è un open world, ma è un deathmatch all'interno di una mappa abbastanza grande, ma di certo non paragonabile a un open world, con pochissimi elementi di simulazione, ma vediamo se ne vale la pena. Noi partiamo con una nave che la propria dotazione ai livelli minimi, per cui distruggendo gli avversari e quindi racimolando l'oro dalle loro carcasse possiamo andare a aggiornare i vari componenti della nostra barca. I componenti sono visibili in basso a sinistra e con ZXCV possiamo andare a migliorarli. Intanto c'è stata la prima kill. I tasti sono abbastanza semplici: WS per controllare le vele, A e D per girare, o meglio virare, visto che siamo in termini nautici. Col mouse andiamo a mirare a tribordo o babordo, e con il sinistro del mouse andiamo a sparare. Col tasto destro non facciamo un bremato cazzo. Con la barra possiamo utilizzare l'abilità speciale della barca, che nel mio caso è il lancio di barili esplosivi. Intanto questo qua mi sta distruggendo. Cazzo, ma levati! Andiamo giù di brutto, dai. Ecco, appunto, sono morto. Ed oltre ai vari giocatori ci sono anche delle sorte di navi bot come questa, che sono chiamate trade ship, che noi possiamo andare a distruggere per poter recuperare del denaro, per poter aggiornare la nostra nave e quindi andare a migliorare le nostre performance all'interno del PvP. Io sono andato bellamente a schiantarmi. Detto questo, sulla modalità di gioco non c'è molto altro da aggiungere. Ripeto, è una fase alfa, per cui in verità abbiamo solamente modalità di tutorial, matchmaking, oppure possiamo creare una partita personalizzata. Naturalmente, simulativamente parlando, siamo ai livelli di arcade base, per cui chi non vuole una simulazione pura si può divertire così facendo delle partite molto veloci. Graficamente, come potete vedere, in una sorta di cel shading che ricorda un po' uno Zelda. Come si chiama quel Zelda che si andava in giro con la nave sul 3DS? Non mi ricordo più. È un po' fastidioso che quando l'immagine gira scatti un po', ma non capisco se sia un problema di connessione, ma mi sembra un po' strano visto che la mia connessione è abbastanza veloce, o se sia invece un problema di server, cosa più probabile. Intanto aggiorniamo la nave. Ovviamente, come avete potuto vedere, non vi è molta gente che ci sta giocando in questo preciso istante. C'erano 80 persone circa. Le partite sono circa da... credo saranno sulle 10 persone al massimo per ogni partita. Per cui 80 diviso 10 saremo sulle 8 partite in azione in questo momento. Ovviamente non manca lo shop in game, con dei forzieri che sono acquistabili con le ricompense che abbiamo accumulato durante le partite, oppure possiamo spendere euro reali per acquistare dei bundle di cui non so esattamente cosa possa essere l'utilità. In questo preciso istante sono disponibili 5
modelli di imbarcazione differenti con abilità speciali differenti e possiamo andare anche a customizzare la nostra bella vela. Mentre provo una nuova barca, tiriamo un po' le somme. Graficamente il gioco non è niente di eclatante, la grafica cartunesca è molto carina da vedersi. Ecco qua l'abilità speciale di sta nave qui. La mia prima kill! Dicevamo, la grafica cartunesca è piacevole a vedersi, però non fa gridare certamente al miracolo. Ricordiamo che è pur sempre un gioco ancora in fase di sviluppo. Come gameplay è molto immediato, non ci sono molte cose da imparare oltre a quelle che vengono spiegate nel tutorial, per cui si tratta solamente di affinare la propria abilità con le varie navi per poi andare a sfidare altri giocatori. Mappe, mi risulta che ce ne siano solamente un paio, anche se in verità in questa run ne ho vista solamente una. Le barche, sebbene i modelli cambino di modello in modello e vi siano abilità speciali differenti per ogni tipo di imbarcazione, onestamente alle volte sembrano un po' tutte identiche, però vabbè, è anche vero che la customizzazione probabilmente verrà implementata in versioni future. Per adesso la community è abbastanza limitata, ripeto, si tratta di 80 persone collegate in questo momento, non so quanti siano i server di gioco resi disponibili dagli sviluppatori, però per adesso è abbastanza semplice trovare una partita, anche se partite complete per adesso non sono ancora riuscito a trovarle, nel senso che c'è sempre stato uno o due slot vuoti all'interno della partita. E poi ho trovato anche qualche problematica a livello di matchmaking con un paio di partite che non riuscivano ad avviarsi per via di caricamenti leggendariamente lunghi, oppure arrivava il countdown allo zero, si bloccava lì e nient'altro, e rimaneva fermo, per cui bisognava cancellare il matchmaking e ripartire da zero. Niente di così tanto eclatante, insomma. Bisognerà vedere cosa ci riserverà per il futuro lo sviluppo di questo gioco, e magari, chi lo sa, magari ci saranno delle novità che faranno gridare al miracolo, verrà implementato qualche altro sistema di combattimento, qualche altra mappa, qualche altra feature e magari qualche altra modalità. Vedremo, insomma.